oppure sono d'accordo con quello che dice lui, nel senso che in effetti mi sento più parte di un tutto e non un individuo, no? Disancorato, in contrasto. E penso di cogliere un elemento in questo senso dalla constatazione che i momenti di silenzio si sono rarefatti, fino a scomparire. Non ne sto sentendo più di silenzio. Quindi ognuno interviene come, diceva lui, in un gruppo, no? In una squadra o in una orchestra, che al momento giusto ognuno dice la sua. E non colgo tensione, perlomeno non riesco a dire. Non esiste buona musica senza pause. Io volevo dire che tutta questa situazione mi ricorda, la settimana scorsa parlavo con un fisico e lui ha sviluppato una serie di modelli e io sto cercando di capirli. Di fatto lui ha sviluppato i modelli dei domini di coerenza nell'acqua, cioè, non so se mi intendete, però. Ecco, lui mi diceva, guarda, tu devi considerare che secondo queste teorie, cioè il dare un impulso all'acqua, uno stimolo esterno, è in qualche modo sconvolge anche quello che si trova a distanza. Sono una serie di esperimenti che questo fanno vedere, che in questi domini quello che succede è che uno stimolo dato a quel sistema in realtà si riverbera in tutto il sistema. E lui diceva è come un corpo di ballo, cioè se tu dai uno spintone ad uno in un gruppo, tutto il gruppo in realtà ne risente e reagisce contemporaneamente, e questa era la cosa che notavo, cioè il fatto che man mano gli stimoli che ci sono vedono reazioni sempre più coordinate e sempre in un senso o nell'altro, che siano positive o negative anche in quest'ambito. E lui, parlandone poi dopo la conferenza, mi diceva proprio questo, che sono modelli che poi si estendono anche in altri ambiti. Credo che sia la retropropagazione, una cosa del genere, non c'entra niente, non mi viene in mente, però non tanto questo quanto io stavo per fare una battutaccia su quello che aveva raccontato Lenino, no? Che pensavo a questo figlio, che cosa appunto pensava del padre, che insomma in qualche maniera forse si doveva prendere di cura del padre, che era rimasto lì appeso senza la carrucola. E allora da che essere appunto una così una associazione scherzosa, provocatoria, poi invece pensavo altro, cioè che l'aspetto del essere troppo preso dall'altro, no? Per l'amore, per la paura, no? Che lui era del figlio, l'aveva portato a dimenticarsi della sua carrucola, e credo che questo, diciamo, è un aspetto dal punto di vista della conduzione del gruppo, non lo vedevo, no? Il prendersi, il farsi carico, l'essere preoccupato, no? Per il gruppo, per il paziente, in maniera tale che si perde di vista la propria comunità. Allora, credo che questo, adesso mi veniva in mente perché prima sono state citate le sostanze, in una dimensione personale di prendersi carico di alcuni tipi di gruppi in cui questa attenzione verso l'altro può far perdere alcuni meccanismi di controllo. Quindi una dimensione molto personale, molto dire sul mio lavoro, e non so perché, io sento, forse perché da tempo non stavo in gruppo, che c'è una forte conduzione al mio lavoro, come se avessi preso parte a una situazione di supervisione, dove io non ho messo fuori il materiale, o l'ho messo più nel senso brutale, però il ritorno è molto individuale,
e appunto poi lei lo se n'era andato, ma veramente gli chiedevo questo figlio, no? Come l'aveva presa questa cosa, del papà che resta appeso, no? E sento anche che qui noi siamo molto misti come età, no? C'è di tutto, credo, no? Tutte le fasce. E quindi questi figli che si devono prendere cura dei genitori, cioè come se in qualche modo io avvertissi che ci sono delle persone, diciamo, non tanto giovani in informazione, no? Che comunque forse si devono prendere cura o si prenderanno cura del pensiero nostro, insomma, forse affetto l'età, ma no? Il pensiero pioniano, i gruppi dove si forma questa atmosfera di unisono, no? Credo che noi la proviamo sempre, credo che nel modello bioniano, ma non tanto nel modello bioniano, nel modello bioniano c'è una traduzione di quello che accade quasi sempre in gruppo, è una traduzione abbastanza coerente, ecco, di quello che a mio avviso accade in un gruppo funzionante, no? Di sentirsi parte del tutto, essere molto funzionale. In un gruppo che acquista senso, perché poi funzionante può significare molte cose, perché ci sono molti gruppi molto funzionanti che non hanno il senso di, però funzionano bene, producono, no? Mentre invece appunto questa cosa è proprio la dimensione di attenzione alla capacità di creare un'entità transpersonale pur mantenendo la propria posizione. E allora l'altro punto, la dimensione è qual è il punto di vista di questa entità? Non può essere il punto di vista dell'individuo, cioè necessariamente è un punto di vista che diviene polifocale. E tutto questo cosa comporta come ricaduta? Quali sono i linguaggi? Quali sono i tipi di immagine? Quali sono le strutture che si creano? Cioè, che cosa si vede e come questa entità lo comunica, perché in fondo senza perdere però poi il fatto che come individui noi siamo noi stessi anche se inclusi, per cui noi, una parte di noi guarda da un plurale, una parte di noi guarda dal singolare che ci costituisce. E allora l'unisono è il senso, la completezza di senso di questa struttura collettiva. Però non è detto che la struttura collettiva sia meglio della struttura individuale o che la struttura collettiva più coesa e più all'unisono sia più felice o capisca di più anche, magari capisce meno. Sviluppa un senso che è quello di sentire il noi, che forse non è una dimensione scientifica, anche se è un dato esperienziale, ma è una dimensione mistica, perché questa è una sentire il noi è una qualità mistica, non è una perché non deriva dai sensi, la scienza si fa con i sensi, con l'elaborazione naturalmente delle osservazioni e ripetere osservazioni che sono costanti, e allora fai scienza, no? E come fai scienza su questo? Come lo osservi? E quando le situazioni sono molto complesse, come le ripeti uguali? Tanto è vero che poi la scienza si adegua e fa il caos, e il caos deterministico, gli attrattori strani che non sono mai uguali, cioè non è, il fenomeno non è ripetibile, è simile, ma non si ripete. La scienza lo stesso. La meccanica quantistica ha cambiato tutto il modo di vedere, solo che la biologia sembra non adeguarsi a questo modo di vedere il mondo, nel senso che la meccanica quantistica dice che siamo materia ed energia e non possiamo uscirci. La biologia ci vede solo come materia. Lo stesso pensare alla molecola di benzene, noi la vediamo come una forma materiale, mentre quello è tutto un movimento di energia che chiaramente la forma, come dire, circolare, un'approssimazione di una rispetto ad una struttura probabilistica di energia che fa confluenza. E lo stesso anche noi. Cioè noi ci percepiamo come entità materiali, ma siamo anche energia.
questa energia non è isolata, fa parte di un tutto, di un campo, di un... Quando moriamo non è cambiata la materia. Che cosa cambia? L'energia, è quello che vedo. È l'assetto energetico, è il livello di coesione dell'identità. Ma visto che come siamo cambi energetici e interagiamo tra di noi, il punto qual è? È che questa interazione, quando diventa cosciente, quando ne siamo consapevoli, allora si può passare di gradino e renderlo scienza. Come il sogno del serpente che si morde la coda, diventa scienza nel momento in cui arriva la coscienza, la consapevolezza dello scienziato. Se fosse rimasto in un ambito subconscio, ovviamente non avremmo la struttura del pensiero come la conosciamo adesso, probabilmente. Allora, il discorso è proprio la consapevolezza. Quando siamo consapevoli dell'interazione delle nostre energie, penso che oggi abbiamo raggiunto un gradino superiore rispetto a questa consapevolezza, no? Almeno questa è l'impressione che ho avuto. E l'informazione è anche uno stato della materia, non lo so, sono fisico, la consapevolezza quindi è implicitamente, essendo qualcosa che ha a che vedere con l'informazione, no? Come, è una nuova forma di energia. Io la vedo così, come. Non una nuova forma, forse un nuovo ordine, un nuovo assetto, o perché nuovo, no? Io mi sono allontanato, me ne chiedo scusa, al gruppo una decina di quarto d'ora, perché c'era un'infermiera che va in pensione, c'era questo incontro nel suo gioco, mi ha detto non sai che potuto passare, se non me la volevo perdere, la volevo saltare. E lì c'è tutta un'altra atmosfera. Infatti sotto i 10 minuti sono ingozzato in quello che potevo prendermi quello che quel gruppo in quel momento mi dà, non so, mi sento capire in questo momento. E mi sentivo una certa energia, un caso di energia. Sono entrato qui dentro, mamma mia. Cioè, che è tutto un altro contesto, no? Sicuramente altrettanto l'ambiente, altrettanto perché. Però in qualche maniera con una modalità triste, questo è il contesto, no? Cioè è arricchente, molto arricchente. Credo che anche se ovviamente quando ognuno di noi dice delle cose le dice mettendosi in gioco se stesso, no? Questo lo sappiamo, però ovviamente al di là di quello che uno dice se stesso ti si rivolge una cosa. E io per esempio nel momento in cui inizialmente ho scherzato dentro di me come reazione aggressiva nei confronti, se abbiamo una coppia ormai in questo gruppo tra me e Emilia, cui ha detto c'è un deficit di accudimento, no? E vabbè, sta parlando di me. Poi ho pensato, ho detto, ma questa cosa è vera. Probabilmente io ho un deficit di accudimento, io sto attraversando un periodo di una certa difficoltà nel rapporto con mia moglie, perché lei dice che in qualche modo sono un po' assente, diciamo così, in termini semplicistici, no? O quantomeno non sono, diciamo, totalmente adeso e fusionale nel rapporto con lei. Credo che abbia ragione. Credo che abbia ragione nel modo come lei lo sente, se in qualche maniera questo deficit di accudimento effettivamente lo faccio, no? Qual è la preoccupazione del deficit di accudimento? È che se io mi rivolgo a una persona che mi deve accudire e questa persona poi viene meno, io soffro tutto. Allora l'unica possibilità che io ho è di farmi accudire da più parte. Se viene meno uno, faccio l'altro, no? E quindi io sono scappato nell'altro gruppo dove mi hanno accolto con grande entusiasmo fino a me e mi hanno infocillato, almeno ho detto mi spiace, uno devo andare dall'altro, quindi io non sto né qua né là, ma ci sto in tutte e due, questo non si sa. La questione è vero, forse il bambino poteva notare, poteva emergere, o io potevo fare da solo, è vero anche questo. È anche vero che
credo che la possibilità anche del bambino di vedersi o con me stesso di vedermi è proprio dettata dal fatto che io posso sentirmi accudito. E quindi nel momento in cui mi sento accudito è come se vedessi l'altro. E poi non per parafrasare un discorso vecchio, se vedo l'altro in qualche modo vedo me stesso. Allora il desiderio che sia l'altro che mi tiri fuori da questo contesto è quello che io voglio privilegiare. È una strada, è un modo di vedere, non è la strada o è il modo. Sicuramente in una dinamica gruppale, una dinamica sociale, queste modalità di lasciarsi accudire e di accudire siano le cose che necessariamente io prediligo rispetto a faccio da su. Non so perché mi uscirò, sarà che mi... mangiare, mette energia. Volevo dire l'ultima cosa, penso che avevamo già parlato, già detto, sulla domanda che faceva Teresa, cosa trova il figlio là lassù. Quando ero adolescente, mio padre era commerciante e gli venne di fare il politico, sale sul palco e voleva parlare, però non ci riuscì. Io là lassù sono rimasto traumatizzato, non sono più riuscito a parlare per tutto la parola. Ma per quella analisi ci sono riuscito a 44 anni per la prima volta a prendere un microfono. Come è successo? Questo è interessante quello che stiamo vedendo oggi. E che sono andato in Grecia a portare la mia sorella, che pure è psicoanalista e lavora con Diego Napolitano, all'Esbos. E anche là tutta la settimana sono rimasto completamente in silenzio. L'ultima sera faccio un sogno di notte, un incubo per mia sorella. Il giorno dopo prendo tutto il coraggio e vado al palco. Poi cammino. Vado a? Sul palco. Ho il coraggio per la prima volta di prendere dopo il sogno, dopo il e porto questo suono e riesco a parlare. E ci non dice lo stesso? No, questa è la nostra radiata proprio in moderno. Non c'entra. No, è l'affetto, è l'amore. Mia sorella mi ha portato, lei mi pagò lei tutto, insomma, mi ha portato nella sua scuola, che è diversa, insomma, dalla nostra. E noi, voglio dire, quello che è noi, poter essere noi una notte nell'incubo che può permettere prima di sognare e poi di riuscire a recuperare l'identità a se stessi e la parola. Forse stiamo dicendo che questo gruppo potrà permettersi di pensare quando sentirà che questo gruppo può permettersi di volersi bene, cioè di sentirsi affidato a se stesso, che questi due processi marciano contemporaneamente, cioè il sentirsi come individui, che il noi si prende cura dell'io, può permettere al figlio di pensare nella tradizione del padre, e il sentire che il figlio può prendersi cura del padre e che si preoccupa, ora si preoccupa lui, la potremmo chiamare questo episodio la vendetta di Lello. Boh, preoccupati tu, no? In qualche maniera, il sentire che il figlio si preoccupa del padre, e cioè che l'individuo si preoccupa del pensiero del gruppo, si occupa del pensiero del gruppo, no? Nutre anche come individuo il pensiero del gruppo, invece di sentirsi solo soffocato ed espropriato, no? Allora questo può permettere a che si coagoli un pensiero gruppale, e penso che in una qualche maniera sono tutte cose
in fondo che per Abbozzi, di cui stiamo facendo esperienza qua dentro, diceva Cosimo. Non mi rivelerò tanto in questo caso del figlio che si preoccupa del padre. E vediamo tante situazioni pratiche in cui i figli fanno finta di preoccuparsi del padre e poi o li portano in qualche parte, in qualche luogo, oppure ci stanno male insieme. Anche quello è un preoccuparsi. Poi mi è venuto in mente quello che fanno con gli indiani, almeno quello che ho visto qualche film, che poi il vecchio pide le sue cose e se ne va a morire da solo in qualche parte. O lo portano. Dopo morto. No, lo portano nella foresta. Con il cibo, il glucosio che viene recuperato. O anche non necessariamente con il cibo. No, ma quello no, le chiette vanno sul tank, perché così il nome di nipotino potrà sopravvivere, perché loro alimenteranno la c'era un terribile documentario. La lava piazza, insomma, andava. Questo, cioè il problema è che cosa è una preoccupazione adeguata, e questo si declina storicamente, ma anche le cose descritte sono in fondo preoccupazioni adeguate nei confronti degli antenati. Ora mi preoccupo di farti diventare antenato, no, in un certo senso, e quindi ti colloco nel cimitero degli elefanti. E quindi sarci pure il mio odio. Assolutamente, il preoccuparsi non significa occuparsi, significa investire, no, è investire con la funzionalità che è quella che è, che sono tutte cose che noi cogliamo nel quando per esempio tu hai detto l'autista può essere impazzito, quella è una dimensione del transfert dentro cui tu ambivalentemente ti preoccupavi e mi scaricavi addosso una... Finalmente abbiamo chiarito chi è l'autista, eh? Finalmente abbiamo chiarito chi è l'autista, quindi... Io non sto dicendo chi è l'autista, no, no, un momento, non confondiamo le cose. Io non... Mi hai infatti, mi hai investito. E sto parlando di transfert, cioè quindi in questo caso l'autista è duplice. Cioè quello che tu che investi, no, è io che sono investito come autista. Cioè è tutta una circolarità molto complessa in questo senso. Tu sei pigliato l'investitura. Lo vedete che è proprio la cosa di cui io sto parlando. Cioè guardate come si sviluppa il dialogo. Il dialogo si sviluppa contenendo tutta una serie di contestazioni alla, tra virgolette, autorità che lui mi dà, non me la sono presa io, però io sto dando un'interpretazione come tale. Mi perché sotto la vita razionale che avevo chiesto a me, la vita razionale che mi fa capire le mie dinamiche, le dinamiche del gruppo. Continua pure tu. No, no. Va so, bene, per me va bene. Penso, non mi sento. Cioè, ma so, cioè, vorrei dire io una cosa perché volevo. Stamattina mi sono svegliato. E mi sono domandato perché avevo fatto questo sogno. Estremamente curioso, ma mi è venuto in mente, qui lo sto associando qua. Io ho un'amica che mi ha dato il nome di una mia collega per andare in terapia. E vengo a sapere che questa amica si è suicidata nel sogno. In modo così inaspettato. E da quel contesto la mia collega, sento questa notizia, si suicida. E quindi in qualche modo io mi chiedo che cazzo di sogno mi sono fatto stamattina con queste due persone. E me lo sono domandato, e mo che mi sentivo dialogare in qualche modo, sentivo che tutto questo discorso era che da qualche parte bisognava accettare che qualcosa muore, no? Che qualcosa in qualche modo, diciamo, la struttura del mio, che qualcosa muore e che noi vogliamo uccidere qualcosa. Scusami, continuo. No. Non necessariamente, cioè
guardando le cose da un punto di vista globale, perché io credo che la cosa importante anche che stiamo guardando è la circolazione di aggressività, di che sempre dobbiamo guardare nell'interno di una dimensione globale. Io vorrei portare l'immagine. Teniamo presente che l'1,5, ecco. Perché questa è l'aggressività maggiore, e il fatto che certi discorsi arrivati a questo punto non possono essere sviluppati, e che quindi teniamo presente che stiamo concludendo e quindi guardiamo un'elaborazione conclusiva. No. Ho sognato che mio padre si era suicidato impiccandosi e lasciando un biglietto su cui c'era scritto: io non resisto più. E quando mi sono svegliata ho provato un senso di liberazione grandissimo, perché resisto, diciamo, non era il suo resistere, ma della serie io non torno più a resistere. Questa cosa mi ha dato un sollievo, insomma, inaspettato, perché da fatto poi mio padre è veramente morto, mi ha. Credo che possiamo darci ora il sollievo di dirci: non resisto più, per cui ce ne andiamo. Okay. Tenendo presente la quantità di autoaggressività gruppale che c'è in questo, tra virgolette, suicidio. Chi di voi si vuole iscrivere al congresso? No, può